Ecco, cominciamo con il cambio pastiglie e dischi. Tutto completo. Leviamo la ruota, vabbè, dai, quello si sa. Adesso c'è un piccolo fermo, come vediamo col cacciavite si fa una piccola leva, un po' di difficoltà, ma è tutta la pratica. Quando c'è la pratica c'è tutto, eh. Ok, si fa un po' di leva con il secondo cacciavite. Finché si leva dalla sua sede. Ecco qua. Adesso dovrebbe essere. Ok, levato quello. Andiamo sul retro. Che ci sono due tappi che ora vi mostrerò. Adesso si levano un po' col cacciavite con la mano, dipende con quanto sono duri, che all'interno di essi c'è una brugola. Adesso non mi ricordo esattamente, è da 7, da 7 e con un crick piccolino si può comunque svitare, come vedete, un po' scomodo da terra, non siamo su un ponte, ma comunque è fattibile, insomma, fattibile, semplice, economico. Tutto ci vuole tempo, tempo, un po' di pazienza, si fa tutto. Dopodiché, avendo allentato quelle brugole là, si può far leva sul pistoncino con un cacciavite o, avendo fatto un po' di esperienza, non serve far leva, ma levare le brule dalla sua sede e poi sfilare tutta la pinza. Come vediamo adesso sto facendo leva. No, non ancora, sto levando ancora le apposite brugole. Procedimento un po' lungo perché le brugole sono un po' lunghe, non è che sono dentro con due giri. Potevo far andare il video un po' più veloce, però dai, vedendo un po' il video completamente la brugola da sfilare, adesso sfilo la pinza, come vedrete. Un pochettino di leva, ecco qua, levo la pastiglia o il pattino, chiamatelo come volete, comunque il pistoncino, ecco qua, dai, la regolo, schiaccio dentro così, eccola, perfetto, non c'è problema, con calma, un po' con calma si fa tutto. Adesso leviamo il supporto della pinza. Innanzitutto preparo un po' di svitol per levare il disco, perché magari è un po' bloccato, che sia, boh. Mai dire mai. Adesso prendo una chiave da 16, libero il portapinza. Ci vuole un pochettino. Vi ricordo che questo video dura all'incirca, no, il lavoro dura all'incirca 24 minuti, 20 minuti, dipende dalla praticità sempre.
la prima volta su questa macchina, su altre macchine magari è più semplice, procedimento simile. Queste viti qua sono un po' più corte di quelle della pinza, diciamo. Adesso li sto svitando, eccola qua, come vediamo, per non perdere viti le attacco al portapinza, supporto pinza o che sia, vedete voi come chiamarlo. Dopodiché liberiamo il disco con una brugola da 6, una piccola bottarella si svita comodamente, anche perché nel disco, quando si compra il disco, in dotazione dovrebbe esserci, come mi è capitato a me, la brugola di ricambio. Ok, adesso un po' di svitol per pulire, lubrificare, verificare sempre le ganasce del freno a mano. Ok, pulire. E dopodiché mettiamo un disco nuovo con apposita brugola. Centriamo i fori. Lavoro quasi terminato. Verificare il centraggio, si aggira regolarmente, riposizionare il portapinza, ok, adesso tirare bene, sempre chiave da 16, tirare bene le viti, alla fine dandole un colpetto, non troppo. Fatto. Adesso prendiamo i patini, pastiglie che sia, io le chiamo pastiglie, no, non cambia. Eccole qua, mettiamo quella all'interno,
dentro nel pistoncino. Come si monta? Si smonta. O come si smonta? Si monta. Ecco, quella esterna possiamo metterla direttamente sulla, sul portapinza, sul portapinza, portapastiglia anche. E poi si preme la pinza nella sua sede. Andiamo, adesso andiamo a fissare quella chiave da, con la brugola da 7 e fissiamo la, appunto la, la pinza, che è un procedimento un po', anche quello un pochettino lungo per via delle viti lunghe, però dai, cerchiamo di un attimino di avere quella pazienza che ci vuole. Tiriamo, anche quelle tiriamole fino a un certo punto, dandogli un colpetto 2 al cricchetto, per essere sicuri che siano tirate bene. Dopo mettiamo i suoi tappi, quelli che abbiamo levato all'inizio, adesso mettiamo il piccolo fermo anteriore. Questo è il procedimento del cambio disco e pastiglie. Che noi così ci arrangiamo e risparmiamo un po' più economico, diciamo, un po' una bella parte economica. Sottolineo dischi Brembo, pastiglie Brembo. Verifico adesso che tutto sia a posto, che tocchi le pastiglie, che le pastiglie siano sulla sua sede e che sia tutto regolare, senza dimenticare nulla, mi raccomando. Ecco, adesso mettiamo la ruota e il lavoro è finito. Se il video vi è piaciuto, verifichiamo. Posizioniamo la ruota. Lavoro fatto. Saluto a tutti. Ciao.